Oggi la consegna di 4 nuovi treni, saranno oltre 80 e quindi la flotta completa a dicembre, oltre alle decine che già circolano da qualche anno. Il dato più straordinario è che quando iniziai la prima legislatura nel 2015 avevamo un'età media dei treni regionali di 20 anni e a fine anno l'età media dei treni che circoleranno su tutte le tratte regionali sarà soltanto di un anno. Uno sforzo gigantesco, straordinario, per quasi 1 miliardo di euro di investimento complessivo in questi anni, che consegna ai nostri pendolari, in particolare, e ai turisti che vanno sulle tratte regionali, dei treni completamente nuovi con aria climatizzata, posti per i disabili e posti per le biciclette.